Un assalto in piena regola questa mattina ai danni di un furgone carico di sigarette nella zona di Piazza Ingastone, nel quartiere Zisa. La banda, composta da 5 persone con fucili a pompa e pistole, è entrata in azione poco dopo le 10. I rapinatori, in sella a 3 ciclomotori e con il volto coperto da passamontagna, hanno assalito il furgone Iveco, bloccando e sequestrando autista e guardia giurata. Ma l'azione è durata poco per il pronto intervento della polizia, intervenuta subito forse per una segnalazione anonima. Due rapinatori sono stati arrestati, mentre gli altri 3 sono riusciti a fuggire a bordo di 2 scooter, portando con loro anche le radiotrasmittenti che erano a bordo del furgone. Uno dei rapinatori ha perso una pistola, una Beretta calibro 7.65, ritrovata dalla polizia quasi sotto ad un cassonetto dell'immondizia in via Mosca, quasi ad angolo con Corso Alberto Amedeo. Uno dei fucili a pompa utilizzati durante l'assalto è stato ritrovato sotto un'auto parcheggiata. È scattata una caccia all'uomo nella zona della Zisa e del centro storico. I 3 fuggiaschi hanno abbandonato gli scooter in via Pasolini ed hanno proseguito la fuga a piedi. Sono stati istituiti controlli e posti di blocco nella zona di via Ernesto Basile, Corso Calatafimi e via P3. Un elicottero si è alzato in volo. Nell'assalto il metronotte è rimasto lievemente ferito alla testa ed è stato medicato da un'ambulanza del 118. Il furgone, preso di mira, è stato ritrovato in via Dossuna, poco distante da Piazza Ingastone. Non solo una lunga, anzi lunghissima lista di vessazioni ai compagni, 2 quindicenni da oggi in comunità prendevano di mira anche il personale della scuola. Minacciavano infatti gli insegnanti e i collaboratori scolastici. In un caso una docente era stata anche chiusa a chiave in un'aula. Gli insegnanti hanno confermato ai carabinieri gli episodi, descrivendo i 2 come ragazzi ingestibili. Più che ingestibili, però, dei bulli a tutti gli effetti. Il caso, se possibile, più grave è quello di una compagna minacciata e aggredita a botte e calci sia dentro che all'esterno della scuola. La ragazza, pur di non incontrare i 2 quindicenni tra le strade del paese, era stata costretta a cambiare residenza. Venivano presi di mira soprattutto i compagni più vulnerabili, in particolare una ragazza con difficoltà psichiche veniva letteralmente perseguitata, tanto da avere paura di andare in bagno da sola. Alle offese si aggiungevano anche le minacce via telefono, tanto che era stata costretta a cambiare numero. Non mancavano inoltre le offese a sfondo razziale, in questo caso un ragazzo straniero costretto a cambiare le proprie abitudini di vita. Tutti questi episodi, che hanno fatto scattare le misure cautelari per i 2 quindicenni, riguardano l'anno scolastico precedente. Adesso uno si trova in una comunità della provincia di Ragusa, l'altro invece in una della provincia di Messina. I carabinieri sono intervenuti dopo le denunce arrivate sia dai genitori delle giovani vittime sia dagli stessi insegnanti.